Bentrovati a Sala Stampa, bentrovati all'interno dell'anteprima di Sala Stampa che dedichiamo alla pallanuoto maschile, alla Serie B in particolare, ai Muri Antichi e da Aurelio Scebbia qui con noi. Mister, bentrovato e bentornato. Grazie, Allora, reduce grazie dalla prima gara di finale per la promozione in A2 contro Salerno, vinta sabato scorso annesima. Gara 1, perché gara 2 si giocherà mercoledì pomeriggio a Salerno, eventuale bella sabato prossimo annesima. E allora, è tutto scritto nel senso che era il percorso che ti aspettavi oppure diciamo è anche una sorpresa per te? a te. Allora, se partiamo da inizio stagione, non ce lo aspettavamo, perché l'obiettivo era sì, cercare di centrare i playoff, però vedere come e far meglio possibile. Invece abbiamo avuto un'evoluzione quest'anno incredibile, i ragazzi sono stati fantastici e abbiamo vinto la regular season, che non era assolutamente in programma. Abbiamo vinto le semifinali e adesso abbiamo vinto anche gara 1 della finale, quindi adesso speriamo, adesso ci crediamo ancora di più. Concentrazione alta, evidentemente, alta tensione. Intanto stiamo vedendo le immagini, qualche immagine della gara vinta annesima sabato scorso, una partita molto tirata che avete comunque sempre tenuto sotto controllo, come si dice in gergo. Sei anche senza voce, ma perché? Perché hai rimproverato i tuoi, nel senso che li hai ripresi più volte, oppure per la troppa gioia ti sei sfogato sabato scorso? No, no, ovviamente dalla panchina e col pubblico fantastico che abbiamo avuto, devo farmi sentire, quindi ovviamente grido tanto, però solo per incitare i ragazzi, solo per dargli dei dettami tattici, ma no, mai per altro. Parla poco perché nel senso che mercoledì dovrai Esatto. nuovamente chiamare i tuoi, insomma, guidarli dalla panchina. A proposito di panchina c'è anche tuo padre, Salvo Scebba, che salutiamo. Insomma, Assolutamente questa convivenza sì. Va alla è grande, tranquilla, va va alla alla grande. Vabbè, ma come grande. sai, lavoriamo anche insieme, quindi Ecco. siamo insieme, lavoriamo veramente Sì. E poi bene. mi ricorda, dico, Sì? lo so che il paragone può essere anche, insomma, extra large. Davide Ancelotti e Carlo Ancelotti a Real Madrid. Magari, gran parallelismo, ma sarebbe fantastico Poter proseguire per comunque. tanti Ma il problema, anni. dico, nel senso, il problema, la domanda è: si va sempre d'accordo o avete Sì, anche no, dei punti di discussione? no, no, noi abbiamo tanti punti di discussione, ma avere un secondo con delle idee, secondo me, è quello che fa bene, perché ci si confronta costantemente e Quindi il quindi ruolo di padre e figlio si ferma durante la sì, partita. Cioè, siete il assolutamente primo e sì. il secondo, punto. Sì, quando Siete un siamo team sul bordo tecnico. vasca siamo un team tecnico, punto. Esatto. Poi Niente di dopo più. la partita Si torna ai ritorna ruoli, papà esattamente. salvo sotto questo Sì. aspetto. Tornando invece al discorso agonistico, quindi un campionato come lo puoi definire? Perché lo avete vinto, non era messo in conto, come No. dicevi tu. Ecco, dal punto di vista tecnico l'hai trovato, diciamo, superiore rispetto all'anno scorso, più difficoltoso. Sì, assolutamente sì. E a livello tecnico quest'anno, secondo me, il campionato è stato veramente, veramente competitivo, più dello scorso anno. Anche se l'anno scorso siamo arrivati quarti a pari punti insieme ad altre squadre e quindi non abbiamo fatto i playoff. Quest'anno era molto più difficile, c'erano molte più squadre campane, più squadre erano pronte per il salto, ma le abbiamo messe tutte dietro. Adesso abbiamo l'ultimo step. Siete stata una sorpresa anche per gli avversari, Sì. Assolutamente sì. inevitabilmente. Per quanto concerne invece il discorso prettamente tecnico della tua squadra, la redazione ci suggerisce questo titolo, no? Scebba e i giovani, mix vincente. Comunque è una stagione da incorniciare. Assolutamente sì, noi abbiamo inserito tantissimi giovani catanesi, Tutti del vivaio o li avete scelti da alcuni, altre no, alcuni società? del vivaio e altri dalla Nuoto Catania, Sì. con la quale abbiamo una bella collaborazione. Siamo riusciti a farli giocare tantissimo. Questi ragazzi sono cresciuti in un modo incredibile perché abbiamo i più grandi della squadra che danno l'esempio e i piccoli che spingono per giocare. Ecco, a proposito di piccoli, Sì. dalla regia Lucy Gullotta ci fa vedere questa foto.
che è stata scattata sabato scorso, nel fine scorsa settimana, cioè fino a ieri, Ieri. sì, alle finali regionali esordienti Under 12 a Siracusa. Muri Antichi che vincono la medaglia di bronzo, hanno vinto la finalina, avete vinto la finalina contro il Telemar Palermo. Primo classificato l'Equipe Orizzonte, secondo l'Ortigia, terzi Muri Antichi, quarto il Telemar, quinta addirittura Nuoto Catania e sesto posto per i palermitani del Telemar. Questa è la coppa. Insomma, sono soddisfazioni. Significa che bisogna assolutamente avere dei vivai all'altezza, bisogna assolutamente sempre incentivare questi giovani, motivarli evidentemente. Assolutamente sì, questi ragazzi di oggi sono un po' pigri in generale, quindi schiodarli dai videogame o dal telefonino è complicato, però abbiamo un gran bel vivaio, stiamo crescendo, stiamo costruendo qualcosa di importante e speriamo di proseguire negli anni così, perché ci siamo veramente divertiti ieri, abbiamo questi underdog, questi studenti, anche la categoria ragazzi che stanno andando molto bene, ho allenatori. Insieme a me ci sono Dino Cassone e alcuni membri della prima squadra, giocatori che sono Cristiano Vittoria e Fabrizio Basile, che mi danno una grossa mano, sono allenatori dei settori 14B e 16. E quindi che comunque stiamo lavorando benissimo. Quindi Questo è questo è importante. molto bello anche perché questi bambini si emozionano. È veramente bello farli avvicinare a questo sport. Parliamo di Under Under 12, 12, sì. dove giocano maschietti e femminucce, Esattamente, peraltro, esattamente, sì. quindi possono giocare Misti, anche sì, misti, insomma. assolutamente sì. Ma c'è un numero, 3 da una No, parte, 3 dall'altra, 5 da una parte, no. no, siccome Su abbiamo 7 potrebbero essere tutte e sette, 7 ragazzine o è un assolutamente, ragazzino? parità possono essere tutte Così. ragazzine o O misti, non è. quindi fino all'Under 12. Sì, esattamente. Catania conferma di essere veramente la capitale della pallanuoto, non soltanto siciliana, perché l'Orizzonte ha vinto il suo 24esimo scudetto, quindi Esatto. complimenti all'equipe, quinto consecutivo. Ha avuto la forza di ripartire dai giovani, c'è stato un anno che si è salvata, appena si è Vabbè, un po' salvata, più, sì, vabbè, parliamo certo. un nuovo ciclo, Sì. diciamo, e poi hanno costruito pian pianino, anno dopo anno. La Nuoto Catania si è salvata. Voi siete lì, comunque, siete quasi al termine di una stagione davvero straordinaria, quindi Catania si conferma Sì, c'è anche la capitale. Copral che farà i playoff per andare in Serie B dalla Serie C, che sta lavorando veramente bene pure. Quindi il movimento sta crescendo, diciamo di nuovo, perché abbiamo avuto negli anni passati tantissime squadre dalla Serie 1 alla Serie 2 e adesso speriamo di ricominciare tutti insieme. Quindi insomma Catania che si conferma capitale della pallanuoto sotto questo aspetto, insomma, poi in A ci sono queste tre formazioni, dico la Nuoto Catania, Telimar e Ortigia che comunque Esatto. tengono alto l'onore. Poi parlare di scudetto, dico, di successo di fronte a formazioni come Diventa Prorecco diventa complicatissimo. complicato perché è una questione di investimento, lo possiamo Anche, dire. assolutamente sì. Il record in questi anni ha fatto piazza pulita. Niente. È impari, Solo il è Brescia è riuscito un anno a sì, scalfire il dominio. però quest'anno il Brescia ha vinto anche la Coppa Italia, sempre in finale con Diciamo loro. che si stanno accorciando un po' le Sì, distanze. però c'è un questo Ortigia che Che sta sta crescendo. volando, lavorano in modo pazzesco. Quindi insomma, davvero complimenti sotto questo aspetto. E Sì. allora, Aurelio, prima di salutarti, chiaramente. Ti dico se hai già parlato col presidente, con Luigi Spinnick, per insomma, c'è un premio promozione? No, non abbiamo prima promozione, ma speriamo, non ne parliamo neanche per il momento. La Però superstizione soprattutto, dico un però, minimo di un andrete a però mangiare una pizza, ma diciamo. penso di speriamo di Comunque fare ci dovreste una andare, come speriamo, no, ma quello andrà sicuramente, ma già andrà. ne abbiamo fatte parecchie quest'anno. No, certo se dovesse succedere faremo una grande festa. Penso una grande festa. Sei rimasto anche tu in parte meravigliato dal rendimento di alcuni dei tuoi. Sì, allora vedendoli lavorare tutti i giorni ti dico che la sorpresa non c'è. Nel senso che io so come lavorano, so quello che facciamo, so come li stresso fisicamente, Stressi sì, e fisicamente. mentalmente, però ecco, i risultati sono alla portata, si vedono, quindi vedere molti ragazzi crescere in questo modo, possiamo dire
che è stato convocato in nazionale giovanile, il nostro Federico Trimarchi, nostro perché cioè, gioca con la nostra prima squadra, ma di proprietà è l'Unito Catania, li accoglie under 16, Ed è una under 18, soddisfazione. scusami. Una grandissima soddisfazione. Ma a parte lui, tutti i nostri ragazzi sono cresciuti tantissimo, dai più grandi ai più piccoli veramente. Questo è veramente, veramente stupendo per me. Grazie. Aurelio, prima della partita, cioè la notte prima, dormirai o ripasserai la formazione, gli schemi? Solitamente ho Dormi qualche. poco, dico, Sì, prima di eventi così importanti. non dormo, solitamente non dormo benissimo, però nelle ultime settimane sono molto più sereno perché ho visto una qualità veramente, veramente alta e quindi sono più tranquillo. Diciamo così, incrociamo le dita. Esatto. In bocca al lupo. Incredibile. Grazie, grazie ad Aurelio Sebba, coach dei Muri Antichi, che mercoledì si gioca la promozione, il ritorno in A2 a Salerno, in gara 2, dopo aver vinto la prima gara. A parità di punteggio non conta. Se dovessimo pareggiare, si andrà ai rigori. E Si andrà ai rigori. poi, Quindi perché ci non vuole conta sempre aver una. vinto No, no. all'andata, quindi non è come nel calcio, No, diciamo. assolutamente no, non esiste, è una partita a sé. Cioè, Ogni partita ha un risultato, che si vinca, che si pareggia, e poi ce n'è un'altra che si riparte allo 0-0. quindi un eventuale pareggio vi porterebbe Comporterebbe ai tiri tiri di di rigore. rigore. Grazie per averci No, dato anche questa informazione. E grazie dunque, in bocca al lupo.